chiaramente l'incidente ha determinato una sporgenza laterale proprio sulla parte destra del camion, che con la forza e l'urto sono state terribilmente nefaste. È stato un urto violento a provocare la morte di un runner romano di 51 anni residente in provincia di Firenze. Mentre stava correndo sulla variante 67 a Pontassieve intorno alle 11, è stato colpito da un braccio meccanico di una gru che viaggiava su un camion. I soccorritori del 118 ne hanno constatato il decesso, probabilmente l'uomo è morto sul colpo. Sull'asfalto i segni del luogo dell'impatto, il mezzo si è fermato invece un centinaio di metri più avanti. Il 51enne correva nello stesso senso di marcia delle auto, non ha visto avvicinarsi il pericolo. La municipale ha deviato il traffico, effettuato i rilievi, adesso si dovrà capire l'esatta dinamica dell'incidente, intanto la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Per la frequentazione della strada, ripeto, 40.000 macchine al giorno più o meno, su questo percorso dalla rotatoria in poi, gli incidenti non sono, in passato sì, adesso non sono né frequenti, però quando ci sono rischiano di essere molto gravi, ecco, per cui quando poi diciamo interessano utenze deboli della strada, tipo ciclisti, motociclisti, in questo caso pedoni, le conseguenze in una strada così sono importanti.